Rieccoci con il sole, finalmente in Ticino è tornato il sole, purché io adoro le temperature più fresche, sono anche amante di giornate come queste dove siamo intorno ai 15-20 gradi, ma si sta decisamente bene senza afa. Oggi mi esprimo sul fai da te. Ho ricevuto in questi giorni parecchie richieste da parte di clienti che mi chiedono un sostegno nel aiutarli a gestire situazioni e errori fatti su diversi argomenti, sia a livello ipotecario che finanziamenti, che assicurativo, casse malati e così via. Perché? Perché insomma si cerca e si ha, diciamo così, la voglia anche di fare da soli, che come principio è anche interessante perché insomma si può sempre imparare qualcosa, ci si mette in gioco, diventa anche stimolante imparare cose nuove. Posso sinceramente dirvi che dopo 18 anni di questa professione, fatta con passione, dedizione e studi continui, corsi di aggiornamento continui, il fai da te in questo settore, sono sincero, funziona veramente poche volte, funziona bene. Perché? Perché ci sono innumerevoli dettagli, questioni che poi si ritorcono contro i nostri interessi. Ero convinto di fare una cosa fatta bene, poi ecco che emerge un errore, ma quella cosa nessuno me l'ha detta, però non l'ho letta, non l'ho scritta, non l'ho vista scritta e così via. Quindi il fai da te davvero in questo settore la vedo decisamente come un rischio. Dipende chiaramente di che argomenti parliamo, ma in generale io faccio più di 60 ore di formazione tutti gli anni per essere aggiornato come specialista nel settore, per rimanere iscritto per esempio all'albo professionale Cicero, e c'è un motivo perché ci si continua ad aggiornare e formare, perché ci sono tante piccole cose e anche altre importanti che vengono adeguate, cambiate, e questo il cittadino che non sta dietro a tutto ciò, perché è inevitabile, non è possibile. Tutti lavoriamo 8, forse anche più ore, torni a casa, sei stanco, hai la famiglia, hai le tue passioni, è difficile poter studiare la materia. Tutto questo per dirvi cosa? Affidatevi a professionisti seri. Ho già fatto un video su le competenze, quindi avete il diritto e secondo me anche l'obbligo di pretendere di illustrare le competenze dei consulenti a cui vi affidate, quindi che vi facciano vedere chiaro e nitido per chi lavorano, gli studi, quali sono gli argomenti che in realtà hanno diritto e possono argomentare e quali no, in maniera che vi fate consigliare in maniera professionale e prendete le decisioni non sul secondo me, ma su dati, fatti e cifre concrete e precise. Troppi sono stati gli errori visti in questi anni, troppi sono stati gli interventi dove ho dovuto in una qualche maniera trovare poi soluzioni alternative per tappare dei buchi, degli errori e dei danni economici, quindi davvero fate il possibile per farvi consigliare da professionisti seri. Qui è Davide Lucchini per DL Experience, condividete e ci vediamo al prossimo video.